Novità 2025, trail running di scarpa. Abbiamo qua Marco De Gasperi che ce le racconta. Ciao Riccardo, allora è un piacere essere qua perché per noi presentare la stagione 2025 diventa veramente fondamentale. Abbiamo tre modelli in arrivo e ne presentiamo soprattutto quello che è per noi l'icona del nostro trail running, che è la Ribelle Run. Ribelle Run che si presenta nella seconda versione, quindi Ribelle Run 2. Notevolmente cambiata? Direi no, dal punto di vista estetico rimane la solita Ribelle Run, però dal punto di vista dei contenuti realmente stravolta la scarpa. Inizialmente partirei dalla forma, una forma che meglio si adatta al piede, grazie anche dei materiali che copiano meglio lo shape di ogni piede, quindi un pochino più stretta la forma rispetto al precedente modello, che aiuta anche a chi ha il piede magro ad ottenere maggior comfort del piede, eccetera, per cui forma molto più anatomica, molto più piacevole, eccetera. Non è l'unico dettaglio che abbiamo cambiato. Inizialmente avevamo parlato della forma, ma andiamo sul calzino. Prima avevamo un calzino in licra che era un po' di difficile entrata perché era abbastanza statico e comunque anche con un padding piuttosto pesante, per cui la scarpa traspirava poco. Quello è stato sicuramente un limite, da una parte una buona possibilità di ottenere una chiusura della scarpa, ma dall'altra comunque la traspirabilità veniva un po' meno, per cui calzino in knit molto più facile entrare e con un alloggio, soprattutto quello del tallone, con un ottimo cushioning dato da questo padding intorno a tutta la parte del tallone, quindi questo è sicuramente una buona cosa per dare maggior stabilità. Poi abbiamo cambiato l'intersuola, questa volta con un super critica leva, il nostro bouncy foam, quindi materiale molto più performante dal punto di vista della resilienza, quindi molto più durevole nel tempo, e anche da un'altra parte un po' più durevole, soprattutto cede molto meno. Abbiamo anche cambiato il battistrada, siamo passati su un battistrada più aggressivo con tappi da 6 mm e abbiamo anche sempre mantenuto ovviamente il nostro concetto del fascione, che ci dà una garanzia di maggior stabilità. L'ultimo cambio è quello della tomaia, una tomaia molto più resistente ma molto più accomodante dal punto di vista proprio della copiatura, della forma del piede, per cui direi una Ribelle Run coi fiocchi per la stagione 2025. Perfetto, allora ti faccio una domanda, peso e prezzo. Allora, il peso siamo sempre sui 285 grammi, quindi non è cambiato molto, il prezzo è di 179 euro. Perfetto, grazie mille Marco. Grazie a voi.